Ciao amici! La notizia è stata uno shock per i tifosi blaugrana. Lionel Messi, l'indiscusso campione, il ragazzo d'oro della Catalogna, lascia il suo club portafortuna, il Barcellona. Infatti è stato un evento terribile per il Barça, il quale vede così andarsene colui che ha contribuito ad innalzare il club in cima al mondo del calcio in quest'ultimo decennio. Mentre nessuno poteva immaginare l'argentino giocare per un'altra squadra che il Barcellona, la decisione di porre fine alla sua carriera prestigiosa con il club catalano ha stupito tutti, Messi incluso. Il 6 volte pallone d'oro si è ritrovato quindi svincolato, cosa che rappresentava una vera occasione per i più grandi club europei. Tuttavia, è il Paris Saint-Germain che ospiterà il giovane argentino di 34 anni, infatti è uno dei pochi club che poteva permetterselo finanziariamente. Poco più di una settimana fa il mondo del calcio è rimasto sotto shock. Il Barcellona ha infatti rilasciato un comunicato nel quale annunciava la partenza di Messi. Questa notizia terribile ha sconvolto il mondo dello sport, perché bisogna ammettere che non ce lo aspettavamo affatto. E anche se si sapeva che il contratto di Messi arrivava alla sua scadenza, tutti si erano abituati all'idea che l'argentino l'avrebbe prolungato. E come era possibile non pensare così, quando sappiamo che Messi è letteralmente cresciuto con il Barcellona, a tal punto che il suo nome è diventato indissociabile da questo club. L'argentino era atterrato a Barcellona nel 2000, a soli 13 anni, e da quel momento non ha mai più giocato con un'altra maglia, oltre a quella del Barcellona. Quindi è una carriera di oltre 20 anni che si è appena conclusa e la fine di un'epopea leggendaria che ha portato Messi e il Barcellona nel firmamento della gloria del successo. Con il Barça, il giovane prodigio ha vinto tutti i titoli possibili ed immaginabili. Infatti, sotto i colori blaugrana, Messi ha vinto i suoi 6 palloni d'oro, diventando così il primo calciatore di tutta la storia di questo sport ad accedere allo status di 6 volte pallone d'oro. Messi è anche il calciatore più titolato di tutta la storia del suo club, ma anche quello con più presenze, visto che ha disputato non meno di 750 partite sotto i colori del Barça. Quindi era evidente che nonostante la fine del suo contratto con il Barcellona, Messi avrebbe prolungato, e questo nonostante tutte le voci che circolavano in questi ultimi mesi. Infatti si narrava che l'argentino volesse vedere altri orizzonti e che i problemi finanziari all'interno del club catalano non sistemassero le cose. In altre parole, si diceva che il Barcellona non riuscisse più a tirar fuori grandi stipendi per i suoi giocatori star, soprattutto dal Covid-19. Ma nessuno avrebbe davvero immaginato che questo club potesse un giorno separarsi dal suo calciatore emblematico, e tantomeno per motivi finanziari. Tuttavia, Lionel Messi fu scioccato nel sapere che le trattative tra suo padre e agente con i responsabili del club non si sarebbero concluse. Delle fonti che lavoravano per il giornale Catalan Sport avrebbero persino dichiarato che Messi sarebbe stato completamente devastato dalla notizia. A quanto pare non si aspettava assolutamente che queste trattative sarebbero sfociate in un flop totale. Il giocatore argentino fu così completamente sorpreso dall'annuncio del fallimento delle trattative, un annuncio che ha peraltro saputo solo grazie al comunicato di Joan Laporta, il presidente del club catalano. Per Messi, come per la maggior parte dei giornalisti e analisti sportivi, non c'era nessuna ragione per far sì che le trattative tra suo padre e il club fallissero, ma atterrando all'aeroporto El Prat mercoledì sera, dopo le sue vacanze a Ibiza, il calciatore argentino fu completamente sorpreso dal comunicato di Laporta. Quest'ultimo ha giustificato il mancato prolungamento del contratto di Messi con ostacoli economici e strutturali, senza dubbio in riferimento ai vincoli di massa salariale fissati dalla Lega Spagnola specialmente. Il presidente del club ha assicurato che, benché il clan del giocatore e la dirigenza fossero d'accordo riguardo i termini del nuovo contratto, non poteva consentire a Messi di restare al Barcellona a causa del salary cap imposto dalla Liga. Questo annuncio non ha mancato di provocare lo stupore e la rabbia dei fan del Barcellona verso i dirigenti del club. Così il clima era teso venerdì mattina nei pressi del centro sportivo di Barcellona, in cui alcuni tifosi hanno iniziato a fischiare l'allenatore insieme allo staff tecnico. Alcuni giocatori sono stati anch'essi il bersaglio della rabbia dei fan incondizionati di Messi, come Antoine Griezmann, che alcuni hanno accusato di aver rifiutato di essere trasferito all'Atletico Madrid, cosa che ha motivato il club a separarsi dal loro idolo. Allora, per tentare di spegnere questo incendio mediatico, Laporta ha di nuovo provato a spiegare le ragioni del prolungamento mancato di Messi. Il presidente del Barcellona ha così indicato che il monte salariali fosse del 110% superiore ai ricavi del club e che le perdite finanziarie, così come le spese, fossero state molto più alte del previsto. Laporta prosegue
segue dichiarando che questo genere di contratto comportava avere un grande margine, cosa che purtroppo il club non possedeva. Concretamente, secondo le affermazioni di Juan Laporta, per permettersi di trattenere Messi, il club avrebbe dovuto prestarsi a un sacrificio finanziario enorme e che avrebbe persino potuto rovinare letteralmente il club. Il presidente del club catalano spiega che l'unica opzione ipotizzabile per il Barça per tenere Messi era molto semplicemente quella di ipotecare i diritti televisivi di un periodo di 50 anni. Possiamo capire quindi i dirigenti del club che si sono ritrovati davanti a un grave dilemma: separarsi dal miglior calciatore del mondo o sacrificare guadagni favolosi per 5 decenni. Juan Laporta ha quindi salutato il giocatore più titolato della storia del club, riconoscendo il contributo incredibile che ha portato al Barça, ma ha chiaramente dichiarato che non avrebbe mai ipotecato i diritti televisivi delle partite del suo club per nessun motivo. L'allenatore Ronald Koeman avrà quindi il compito pesante di sostituire un giocatore che segna più di 30 gol a stagione, cosa che è un sogno chimerico e il coach lo sa benissimo. Tra l'altro, un clima strano di tristezza regnava tra i giocatori del club, i quali vedono nella partenza di Messi l'inizio della fine dell'epoca gloriosa del Barça. I compagni della star argentina gli hanno fatto degli addii eloquenti attraverso bellissimi messaggi d'amicizia sui social network. Busquets, Ansu Fati, Antoine Griezmann e persino giocatori emblematici del Barça come Charles Puyol hanno così testimoniato il loro sostegno a Messi e anche l'immensa tristezza che provavano a vederlo lasciare il club che ha visto nascere la sua leggenda. Messi lascerà quindi il Barça, in cui ha fatto la totalità della sua fantastica carriera professionistica, ma d'altro canto questo significa che è libero e che è quindi in grado di poter scegliere lui stesso il club che potrà integrare. E non è un segreto per nessuno che molti grandi club prestigiosi sognavano di averlo tra le loro fila. David Beckham sognava di accogliere Lionel Messi all'Inter Miami fin da questa estate e la franchigia dell'MLS possedeva un certo vantaggio. Infatti, oltre allo stipendio formale che questo club americano poteva offrirgli, è la moglie di Messi stesso che avrebbe potuto incitarlo a firmare. Antonella Roccuzzo si era infatti recata più volte negli States per vacanze con il marito e i figli e le sarebbe molto piaciuto poter stabilirsi lì. Ma non c'è stato solo Beckham ad essersi interessato a Messi, perché al suo ex allenatore Pep Guardiola sarebbe piaciuto anche a lui far venire il suo calciatore portafortuna al Manchester City, ma alla luce del fatto che il club inglese ha dovuto sborsare la cifra da capogiro di 117 milioni di euro per acquistare Jack Grealish, era molto improbabile che l'argentino andasse a giocare in Premier League. Il più grande pretendente al titolo era indubbiamente il Paris Saint-Germain, perché è l'unico club disponente di abbastanza denaro per acquistarsi una star come Messi. Ed era anche un segreto per nessuno che il clan Messi si era avvicinato al dirigente del club parigino in vista di condurre trattative. Delle voci avevano persino riferito che Messi cercasse un appartamento nella capitale francese. Il PSG si è spesso mostrato estremamente generoso quando si tratta di acquistare giocatori di alto livello, infatti tutti sanno che il denaro non è un problema per il club e i suoi dirigenti. L'esempio di Neymar e Mbappé sono peraltro più che flagranti, ma c'erano anche altre motivazioni che potevano spingere Messi ad approdare tra le fila del PSG, come il fatto di ritrovare il suo caro amico ed ex compagno di squadra Neymar Jr. Dall'epoca che hanno vestito insieme la maglia blaugrana, l'argentino e il brasiliano hanno sempre sognato di giocare di nuovo insieme. Tra l'altro, e in un cenno molto significativo, Neymar aveva cliccato mi piace ad un disegno postato sull'account Instagram del media brasiliano TNT Sports, in cui possiamo vedere il brasiliano e l'argentino abbracciarsi, indossando entrambi la maglia del Paris Saint-Germain. Per tentare di convincere il suo caro amico di firmare al Paris Saint-Germain, Neymar è arrivato persino fino a proporgli di lasciargli il suo numero 10, un segno di rispetto totale nel calcio e che Lionel Messi ha già deciso di declinare. I media sportivi dell'esagono, i quali hanno seguito da molto vicino questo dossier, avevano dichiarato che i dirigenti parigini hanno proprio ripreso le discussioni con il clan Messi e che il loro obiettivo fosse quello di reclutare il giovane ad ogni costo. Finalmente, il trasferimento più importante del 2021 è stato deciso da martedì 10 agosto. Lionel Messi è il nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Arrivato a Parigi con la moglie Antonella, i tre figli e il papà George, Messi ha firmato un contratto di 2 anni e guadagnerà circa 35 milioni di euro all'anno. «Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi», erano le prime parole di Messi. Per Messi si tratta del primo trasferimento in carriera, un trasferimento che resterà nella storia del calcio. Ed ecco per oggi è tutto. Cosa ne pensi della partenza sorprendente di Messi dal Barça e il suo futuro al Paris Saint-Germain? Diccelo nei commenti. Non dimenticarti di dare un'occhiata alla nostra nuova pagina Facebook, cliccare mi piace e condividere i nostri video con i tuoi amici.
ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!